Inizia con un pari la nuova stagione per Ovidiana, Sulmone e Giulianova. Due splendidi gol, uno per tempo, caratterizzano il match di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza al Pallozzi tra i giuliesi del confermato Luciano Cerasi e i peligni del neotecnico Alberto Bernardi, neopromossi nel massimo campionato regionale. Dopo appena due minuti gli ospiti provano subito a colpire, Francesco Di Paolo trova la via del gol, che però viene giudicato in posizione irregolare dall'assistente e dunque la rete non viene convalidata per fuorigioco. Il Giulianova si rende pericolosa ancora con Di Paolo, che prima calcia sopra la traversa e poi ci prova con una semirovesciata. Al quarto d'ora si vede il Sulmona con Di Giannantonio che di testa non trova la porta. Subito dopo tira da fuori aria Di Bisegna, che al 34esimo trova un gol meraviglioso. Conclusione col mancino da 30 metri che toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali ed è 1-0 per i padroni di casa. Ad inizio ripresa, Fanti blocca una conclusione di Bracciatelli, a seguire ottima percussione di Di Giannantonio che riesce ad arrivare al tiro deviato in corner. Iacovoni arriva in ritardo e commette fallo, che gli costa la seconda ammonizione e viene così espulso. Il Giulianova resta dunque in 10 uomini, ma nonostante la superiorità numerica, l'Ovidiana Sulmona non riesce a chiudere la partita. Al 36esimo lancio lungo per Giallonardo, che trova l'opposizione di Boccanera. Sul finire, dopo un recupero nella tre quarti offensiva, calcia Puglielli, ma il suo tiro viene deviato in corner. Nell'extra time, errore in disimpegno di Sulmonesi, ma ci pensa Di Ciccio a salvare. Al 94esimo, il Giulianova trova il gol del pari con una conclusione al volo da fuori aria di Bracciatelli, che trafigge Fanti all'incrocio riparo. Prima del triplice fischio, i giuliesi sfiorano il raddoppio con un cross dalla destra, ma la difesa peligna si oppone e salva il risultato. Finisce 1-1, al termine le rispettive tifoserie applaudono i propri giocatori, dando appuntamento alla sfida di ritorno di domenica prossima al Fadini. Bernardi, non è bastato l'Eurogol di Bisegna, forse c'è il rammarico per non aver chiuso la partita prima? Sì, decisamente, guarda. Siamo partiti un pochettino in difficoltà i primi 10 minuti, anche perché loro ci hanno sorpreso con un altro sistema tattico, quindi abbiamo impiegato un pochettino per rimetterci a posto. Dopodiché abbiamo preso bene le distanze, siamo usciti bene, abbiamo trovato questo gran gol con Michele. Quello che mi dispiace fortemente è, una volta rimasti in 10 loro, non abbiamo assolutamente saputo approfittare della superiorità numerica, tant'è che ti dico, dalla panchina vedendo la partita non si notava proprio questa inferiorità numerica, e quello mi dispiace, perché dobbiamo imparare a prendere più confidenza, più coraggio col gioco. Abbiamo avuto anche 3-4 ripartenze, peccato non essere riusciti a chiudere la gara. Loro hanno trovato un Eurogol così come l'abbiamo trovato noi, hanno portato il risultato in parità, però ti dico che per la prima uscita, viste le diverse defezioni che abbiamo avuto, insomma, è un buon punto di partenza, un buon risultato. Certo, quindi c'è ancora da migliorare in vista dell'inizio del campionato, però come dice lei si sono viste buone cose, però adesso la questione principale è quello di recuperare gli assetti. Sì, decisamente, ma aspetto una crescita importante ancora da qua all'inizio del campionato, anche perché l'abbiamo visto oggi, stiamo affrontando un campionato diverso da quello della promozione. Bisogna alzare tutti un pochettino il livello dell'autostima, della fiducia, perché solo così possiamo fare un campionato importante. Però dai, sono soddisfatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi, sapendo e dicendogli che però c'è ancora tanto da lavorare e tanto da migliorare. Il problema è anche in attacco, un plauso a tal proposito a Di Giannantonio, non è il ruolo suo e si sta comportando nel migliore dei modi, oggi lo ha dimostrato ancora. Guarda, hai fatto bene a menzionarlo, perché è un ragazzo veramente che si è messo a disposizione fin dal primo giorno, nonostante questo non sia il suo ruolo naturale, diciamo, ha saputo interpretare la gara in maniera perfetta, ha battagliato, ha avuto anche l'occasione per portarci sul 2-0. Questo è un esempio per tutti i ragazzi che l'hanno visto giocare. Quello deve essere lo spirito che ci deve accompagnare da oggi fino a fine campionato. Cerasi, è soddisfatto di questa prima uscita? In 10 uomini ottenere il pareggio al Pallozzi di Sulmona, è soddisfatto?
Noi diciamo che siamo sulla strada buona, nel senso che ho visto una squadra viva, di carattere, perché recuperare e riprendere questi tipi di partite fuori casa non è semplice per nessuno, soprattutto in questo periodo di preparazione. Quindi sono soddisfatto del temperamento di una squadra quasi completamente nuova, perché abbiamo cambiato pure tanti giocatori, mi hanno dato un segnale positivo, mi hanno dato un segnale che pure in 10 sembrava che noi fossimo in 11, e ho visto la voglia di pareggiare, anzi la voglia di vincere la partita dal primo all'ultimo minuto. Questo in questo momento è quello che mi interessa di più. Loro sicuramente sapevamo di venire qua, che loro sul Mona ha vinto il campionato, l'ha vinto bene, c'era l'entusiasmo, state creando una bellissima squadra, un bellissimo ambiente. È difficile per tutti venire qua, secondo me. Quindi è un risultato che non mi interessa tanto il risultato, ma la prestazione che si è fatta. All'inizio stavate facendo la vostra partita, poi avete subito quel gran gol di Bisegna, non da meno il gol del vostro giocatore nel finale, quindi gara caratterizzata da due bellissimi gol. Sì, c'ha ragione, in queste categorie fa bene pure queste esecuzioni balistiche di due giocatori che secondo me hanno ben poco a che vedere con questa categoria, perché sono stati due bei tiri, però ripeto, tutto sommato sono soddisfatto, sono contento della prestazione, perché abbiamo cercato di fare la partita come di solito facevamo pure l'anno scorso. Poi delle volte ci si riesce, delle volte non ci si riesce, sono contento di quello che ho visto.